internazionale. Non a caso chiamiamo premio internazionale, perché ogni anno c'è un riconoscimento alla figura internazionale. Nel caso specifico chiamo il signor ambasciatore della Repubblica di Slovenia, Bogdan, a essere qui presente. Sappiate che la scelta della Repubblica di Slovenia è legata strettamente all'azione che facciamo noi contro le trivelle. Insomma, la Repubblica di Slovenia è in mezzo alla Croazia, che fa, come dite, a Napoli, carne porca, e da questa parte l'Italia, che fa altrettanto. Per cui che cosa succede? Che una piccola Repubblica cerca di difenderci e cerca di difendere se stessa con poche, anche se difficile. La Repubblica di Slovenia si annovera tra i paesi con la maggiore biodiversità e con il tasso di conservazione della natura più elevato d'Europa. Pur non disponendo di una superficie particolarmente estesa, offre un eccezionale mosaico di diversità biologica e paesaggistica e culturale. Il 12% del territorio appartiene ad aree protette. Il 35,5% di esse fa parte della rete ecologica europea Natura 2000 per la tutela proprio della biodiversità. La sua capitale, Ljubljana, è stata designata come la capitale verde d'Europa per il 2016 dal commissario europeo per l'ambiente, Janez Potonik, che ha premiato la città per le strategie improntate sulla sostenibilità, per il cambiamento positivo del sistema dei trasporti, la sensibilizzazione ambientale ai cittadini. È un piccolo stato, però vi invito, non bello come Sorrento, però è un piccolo stato che invito a visitare, perché ci sono i parchi più belli d'Europa e c'è la natura più incontaminata d'Europa. E soprattutto per dare sforzo a una nazione che si sta aprendo all'Europa e soprattutto alla democrazia dopo tanti anni. Grazie. Grazie, grazie. Onorevole senatore Pollice, per queste parole così belle che sono un po' commosso. No. Dottor Esposito, ex presidente della sezione penale del Corte Suprema di Cassazione, vicepresidente, direttore della fondazione, signore e signori, cari colleghi, innanzitutto vorrei salutare questo convegno da parte del Ministro dell'Ambiente di Slovenia, la signora Irena Majcen, che purtroppo non ha potuto venire in questo bellissimo Sorrento, ma ci sono io, no? Allora, esattamente, è un bellissimo giorno, un bellissimo ambiente, sono veramente onorato, fiero di essere qua e ricevere questo premio internazionale che è un grande riconoscimento alla Slovenia. Allora, l'Italia è il nostro più grande vicino, importantissimo economicamente. Stiamo parlando di Italia come il secondo partner di Slovenia, di un cambio di commercio di più di 6 miliardi. L'Italia è il secondo investitore straniero in Slovenia e è al primo posto dei turisti stranieri che visitano la Slovenia. La Slovenia, che ha 2 milioni di abitanti, circa 1 milione di italiani visitano la Slovenia ogni anno. Con l'Italia, in questi 25 anni di indipendenza slovena, quest'anno noi festeggiamo il 25esimo anniversario della indipendenza slovena. Abbiamo sviluppato diverse forme di un dialogo continuo, perpetuo
costruttivo. Solo per menzionare qualcune, al primo posto è il Comitato di Coordinazione dei Ministri di Slovenia e d'Italia. Periodicamente i ministri d'ambiente, ministri dei trasporti, economia, affari esteri, si incontrano per discutere dei temi di mutuo interesse. Dopo la Slovenia, una commissione mista con la regione autonoma di Friuli Venezia Giulia, dove la Slovenia come Stato e la regione si incontrano per discutere dei progetti sul livello regionale. Il terzo punto di incontro tra Slovenia e Italia è la partecipazione dei nostri due paesi in due strategie macro-regionali dell'Unione Europea. La prima è quella del Mar Adriatico e Ionico e la seconda è la macro-regione alpina. Cosa unisce l'Italia e la Slovenia? Mar Adriatico, ci unisce il Mar Adriatico, e i fiumi transfrontalieri come per esempio l'Isonzo, l'Ipava, e c'è la natura che ci unisce, la natura deve essere preservata, salvaguardata, anche come è già stato detto, per le generazioni future, se veramente vogliamo bene i nostri figli, i nostri nipoti. C'è anche la strategia su un sviluppo sostenibile del Mediterraneo, dove si incontrano i tre paesi, la Slovenia, l'Italia e la Croazia. Allora, abbiamo una permanente commissione italo-slovena-croata che è guidata da questa strategia e ispirata da questa strategia, dove la Slovenia ha il principale interesse prima di allargare le aree protette sulla costa adriatica di Slovenia, dove la più importante forse sono le saline di Sicciole, una delle saline più vecchie in questa parte d'Europa, che ancora funzionano. Dopo c'è un parco naturale dove ci sono dei uccelli veramente rari che si possono osservare. Vogliamo creare anche nuove aree protette sulla costa, combinando con la nostra partecipazione nella macroregione alpina. Allora, vogliamo fare dei corridoi verdi e blu dalle Alpi fino al Mar Adriatico. Secondo punto di interesse nella strategia per la Slovenia sono il trattamento dell'acqua reflue, no? Allora, siamo fieri che in dicembre 2015 abbiamo messo in funzione un stabilimento di trattamento d'acqua che funziona per due città, una slovena, Nova Gorica, e l'altra Gorizia italiana, è in funzione per tutte e due città. Il 26, se non mi sbaglio, il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella ha visitato Trieste e Gorizia, e in Gorizia ha detto delle parole che credo sono significanti. 100 anni fa in Gorizia c'era la guerra, la grande guerra ai fronti tra Italia e l'impero austro-ungaro. Dopo la seconda guerra mondiale, con la Jugoslavia comunista, c'era cortina di ferro. Il presidente Mattarella ha detto: adesso non c'è confine, crescono le geranie sul confine che non esiste. Grazie per...
Ecco, per concludere vorrei solo menzionare tre accordi internazionali molto importanti. Il primo è l'agenda 2030 delle Nazioni Unite, che ha 16 obiettivi e 169 target, e che è veramente unica perché è universale. Cosa vuol dire universale? Che ha dato anche i compiti a noi, compiti di casa, non è solo la cooperazione e l'assistenza ai paesi terzi, ma dobbiamo combattere anche la povertà che c'è nei nostri paesi e anche includere dei gruppi che sono adesso esclusi. Secondo accordo è quello di Parigi, COP21, e il terzo è quello di Addis Abeba, sul finanziamento dello sviluppo. Ma per raggiungere tutti questi obiettivi nobili che sono scritti in quei documenti che tutti noi abbiamo firmato, ci vuole un lavoro duro di politici, di tutti i governi, di tutte le società civili, e in questo colgo questa opportunità di ringraziare l'associazione per la missione che fa nel divulgamento della importanza dell'ambiente e della sostenibilità sociale. Grazie ancora una volta e congratulazioni agli altri primati.